Siamo a San Sebastiano, al Social Breakpoint, Palazzo Filangieri, per l'ultima serata della rassegna diritti d'autori e siamo con Nando Paone che sta per presentare il libro Io Nando Paone, intervista di Ignazio Senatore, Martin Eden Edizioni. Un libro, diciamo un po' fuori onda, davvero particolare perché è un'intervista, però è proprio un romanzo perché racconta la trama e la vita di Nando. E volevo chiederti come hai deciso di raccontarti con questa formula sicuramente particolare? È una bella domanda, giusta e appropriata, perché chi mi conosce sa che preferisco essere piuttosto che apparire, insomma sono poco presenzialista, sono diciamo un po' antivivo per sintesi. E devo dire che questa forma di racconto bisogna dare atto e merito a Ignazio Senatore che nella vita fa lo psicanalista o lo psicologo, adesso so che c'è una differenza ma non ricordo bene. Psicoterapeuta, insomma sono varie inclinazioni. Ignazio Senatore è uno psicopatico, questo è sicuro, e ha un po' insistito a farmi aprire, insomma, cosa che io ho sempre un po' rifiutato. Semplicemente perché, non per snobismo, ma semplicemente perché credo che un attore, un artista debba essere giudicato e considerato per il suo prodotto e non per quello che è. Tuttavia, attraverso le domande che Ignazio mi ha fatto, dal punto di vista anche medico, no, suo, è riuscito ad entrare in quelle che sono un po' gli aspetti della mia vita interiore, del mio percorso, e quindi poi alla fine mi dicono in tanti, in bontà loro, che è un libro che si legge con molta facilità, insomma, nel quale racconto percorsi di vita, percorsi professionali, incontri importanti, meno importanti, insomma, e quindi devo dire che mi stanno dicendo in tanti che è interessante, quindi meno male, va. C'è un aspetto, partendo da quello che stavi dicendo, psicologico, è come se tu avvertissi l'esigenza di non essere solo riconosciuto, ma conosciuto, mi sbaglio? Esatto. Tant'è vero, guarda, che approfitto per dire che dall'anno scorso, cioè da questa scorsa stagione teatrale, sto portando in giro un monologo scritto da Fabio Pisano e diretto da Davide Iodice, nel quale proprio si rappresenta questo attore che, al contrario del trend attuale dell'individuo uomo e di conseguenza anche dell'attore che vuole essere sempre visualizzato, sempre visto, sempre online, sempre riconosciuto, questo attore vuole essere prima di tutto conosciuto, cioè valutato per quello che esprime e non per quello che rappresenta esteriormente. E questo libro, questo Io Nando Paone, entra un po' in questo mood, anzi ci entra non un po', ci entra in pieno. La quarta di copertina riporta una frase importante che vorrei che tu ci spiegassi, perché io l'ho letta diverse volte, precisa, puntuale, però richiede un approfondimento notevole, ed è di Carlo Verdone. La recitazione è un'arte per nascondere l'arte. Che cosa, come la interpreti tu? Intanto devo dire che io adoro, veramente adoro Carlo Verdone e molto volentieri ho mutuato questa frase per la quarta di copertina. Credo che intenda, Carlo, se è così io sposo in pieno questa affermazione, che l'arte di nascondere l'arte vuole significare probabilmente quando un attore interpreta un personaggio facendo dimenticare l'uomo che c'è dietro al personaggio, ma facendo il focus proprio sul personaggio e quindi far dimenticare che sto recitando un ruolo, ma far credere che io sia veramente quel personaggio. Insomma, è un po' contorta, è un po' contorta. Poi la riascoltate 10 volte. No, non l'ho capita neanche bene tanto io. Per me
Nando Paone è una faccia. E la copertina di questo libro afferma tutto questo. Mi sono fatta una domanda. Sei stato bravissimo perché sei riuscito a svincolarti dall'avere un viso particolare che poteva essere, diciamo, posizionato nelle caratterizzazioni. Invece sei riuscito ad ampliare, a fare tante cose, comiche, drammatiche. Come hai fatto? Cioè, te ne sei reso conto oppure no, dico, ti è capitato? Ci ho lavorato, ma per un semplice assunto che non è niente di eccezionale. Io ho sempre creduto che un attore debba essere in grado, almeno cercare di essere in grado di fare tutto. E quindi io ripudio le etichette, e quindi essere considerato un attore caratterista o un attore comico o un attore drammatico o un attore X non mi sta bene. Io ho sempre lavorato affinché questo mio mestiere fosse inquadrato in linea generale, e quindi ci ho lavorato, ci lavoro e ci lavorerò tanto, perché non sono arrivato a niente, insomma. E la vita, io credo che la vita dell'attore, dell'artista in generale, anche dell'arte figurativa, sia una continua ricerca. Ma il bello è proprio quello, cioè quello che ti stimola ad andare avanti è proprio il continuo studio, la continua ricerca di se stesso e di se stesso attraverso i personaggi che interpreti. E quindi è per questo, insomma, che ho cercato di uscire dalle etichette. Quello che hai detto si evince chiaramente da quello che racconti, soprattutto nella prima parte del libro. Ci sono aneddoti, percorsi. Sembra che tu mi hai dato l'impressione di essere attore e nello stesso tempo spettatore. Non sei mai stato una persona che cercava spasmodicamente delle situazioni. Sicuramente ti sei trovato in contesti che ti hanno favorito, come capita a tutti, però hai aspettato il momento, hai aspettato la chiamata, hai aspettato di trovare la situazione opportuna. Ho avuto la giusta sensazione, perché questo secondo me è importante per le giovanissime, sì, le giovani leve, che secondo me hanno un'idea completamente diversa, non solo del tuo campo, un po' dappertutto. Sì, l'hai avuta giusta l'intuizione, perché lavorare per lavorare conviene fare un altro mestiere. La mia storia racconta che io sono stato per circa 10 anni lontano dal cinema, volutamente, o meglio, non volutamente, avrei voluto farne tanto in quei 10 anni, ma mi offrivano cose che non mi interessavano, che appunto mi avrebbero etichettato nel ruolo del comico, nel ruolo del caratterista o nel ruolo dell'attore drammatico. E quindi io ho rifiutato tante di quelle proposte, per cui alla fine è passata la notizia che Nando Paone non volesse fare più cinema e volesse fare sempre solo teatro, e sono uscito così per la cronaca da questo impasse con la proposta di Luca Miniero del Benvenuti al Sud. Insomma, mi fece questa proposta, e da quel momento poi no, forse qualche anno prima con Vincenzo Salemme, sì, con l'amico, infatti, del cuore. L'amico del cuore. Sbagliavo tempi. Però se la memoria non mi inganna, nel momento in cui Vincenzo mi propose di fare l'amico del cuore, il suo primo dei suoi film, io ero già uscito da questo limbo, diciamo, del cinema. E quindi questo è quello che voglio dire ai giovani, ma a tutti quelli che si pongono questa domanda, che fare un mestiere come questo, che è in pratica molto simile ad una missione, quello del missionario praticamente, perché non bisogna inseguire la fama, il successo, men che meno il denaro, ma bisogna inseguire i propri ideali e la propria passione per il mestiere, qualsiasi esso sia. Da quello ritenuto a torto a ragione più nobile a quello meno nobile. Non esiste né l'uno né l'altro, perché tutti i lavori sono nobili, qualsiasi lavoro sia. Quando si entra nel campo del mestiere, in un campo artistico,
mi riferisco ad esempio ai pittori, no? Agli artisti delle arti figurative, i quali tante volte il gallerista X ti propone un tot a quadro, però mi devi fare i paesaggi, e per campare il pittore fa i paesaggi, giustamente, perché bisogna anche vivere. Però poi questo ti snatura, perché poi quando proponi invece il tuo, quello che veramente senti di voler fare, magari non vieni apprezzato per quello che sei e vieni apprezzato solo per i paesaggi. Quindi, è vero, insomma, è un discorso molto ampio. È un iperbole un po'. C'è la seconda parte del libro che io ho trovato molto poetica, nella quale attraverso le domande di Senatore, dello psichiatra pazzo, esce Nando nella vita privata, però sempre in modo molto sobrio, molto discreto. Ho pensato che quella parte poteva diventare, lo sai, un monologo, perché io l'ho letta, mentre la prima parte nella quale tu racconti la parte professionale, gli aneddoti, le amicizie, quelli che si sono un po' perduti, ma capita in qualunque ambito di lavoro. Nella seconda parte all'improvviso ho avuto l'esigenza di leggere quello che stavo leggendo a voce alta e mi sono resa conto che era un monologo. Ci hai pensato? No, non ci ho pensato. Ti ho dato un'idea. E anche forse. No, anche se ci penso, la risposta mi viene immediata e spontanea. Ma che gliene frega la gente di me? Voglio dire. Perché? Perché questo mestiere, almeno come lo intendo io, si fa per essere altro. E quindi se io poi vado in scena a raccontare me stesso, non penso di essere molto interessante, e poi non ci sarebbe il gioco dell'interpretazione, dello studio. Sono io, parlo di me, e quindi sarebbe come sto parlando ora con voi, con te, sarebbe... Lo so, però hai ragione, è una considerazione che non ho fatto, però sai qual è la cosa? Che io mi sono astratta in quel momento, non pensavo a Nando, pensavo a una persona che mi stava dando degli input e non eri più tu, anche se eri tu. Per questo mi è venuta questa considerazione. Va Beh, bene. Mi fa piacere, perché vuol dire che chi lo legge, insomma, trae molte cose. Ti faccio un'ultima domanda. Quanto questo libro, o meglio, il mestiere, ha plasmato te? O quanto tu hai plasmato il tuo lavoro? Perché ti dico che quando ho letto il libro, alla fine sono rimasta disarmata, perché sei senza filtri e sei semplice e professionale. Ti ripeto, non è piaggeria, te l'ho detto anche fuori onda, però io mi sono emozionata perché ho sentito proprio il sudore, il lavoro, la ricerca, quello di cui parlavi tu, non semplicemente il successo, l'essere riconosciuto, una cosa che proprio serve a te. Intendiamoci, se viene il successo o la fama, fa piacere, la fa assolutamente piacere. A tutti. Sarei un ipocrita a dire oddio che palle questo. No, no. A tutti, fa piacere. Io penso che sia veramente al 50%, sai? Non lo dico per semplificare, ma lo dico perché ci ho pensato durante la domanda. Molto della mia vita ha plasmato il mestiere, e viceversa molto del mestiere ha plasmato me, nella misura in cui ogni volta che io interpreto un personaggio e quindi cerco di essere quel personaggio, il corpo, il fisico, le ossa e il mio DNA sono lì, perché è sempre Nando che interpreta il personaggio X, e di conseguenza sempre, senza esclusione di nessuno dei personaggi che ho fatto, mi è sempre successo che una parte di quel personaggio mi rimanga appiccicata, e quindi i suoi modi di fare, i suoi modi di essere, quindi a volte parlo per citazioni di testi che ho fatto anche 20-30 anni fa, mi capita di usare delle frasi, perché in quel senso là ho una memoria di ferro, ricordo quasi tutti i testi che ho fatto, e sono 50 anni di lavoro, quindi sono parecchi, davvero parecchi. Però certe volte mi basta leggere, rileggere 2-3 volte per ricordare quasi tutto. E quindi molti dei personaggi mi si sono appiccicati addosso, e di conseguenza, come ho già detto, molto di me stesso è in quei personaggi. Quindi direi al 50% ci siamo plasmati a vicenda la vita e la professione. Io non ho detto molto del libro perché va letto. Tu racconti tantissime cose che non abbiamo proprio toccato.
ti ho detto che era l'ultima domanda, ma come mi capita c'era sempre l'ultimissima. Tu dici che la tua passione, o meglio, la decisione di diventare attore a 16 anni quando vedi Polanski. Io mi sono chiesta... È una follia, lo so. Mi sono chiesta, ma è veramente una follia, nel senso che... E se quest'idea non andava bene, non lo so, mi sono posta tanto interrogativo. Invece hai avuto proprio un'intuizione nata da dentro. Che cosa ti ha colpito? Mi colpì profondamente tutta l'intera dimensione, che di quello è un film drammatico, tosto, io invito a vederlo. Ricordiamo il titolo. L'inquilino del terzo piano di Roman Polanski. È una tragedia, un film cupo, tant'è vero che i miei amichetti che erano in sala con me dissero: Fernando, ce ne andiamo, è finito. Io dissi: no, io devo rivederlo, perché mi aveva folgorato. Non so esattamente cosa l'avesse folgorato, se l'interpretazione di Polanski, se tutta l'atmosfera, però lì io avevo veramente recepito in pieno il passaggio emozionale di quest'uomo timido, introverso, che va ad occupare questo appartamento del terzo piano che è stato occupato fino a poco tempo fa da una persona, una donna nella fattispecie, che si è suicidata buttandosi giù da questa finestra, e lui pian piano, un po' magicamente, un po' probabilmente per motivi psicopatici, psicologici suoi, e si immedesima in questo personaggio, in questa donna, e ne diventa, lo diventa, e quindi comincia a truccarsi, a vestirsi da donna, a cercare di vivere come probabilmente aveva vissuto questa donna in questo appartamento, fino ad arrivare alla stessa conclusione. E la cosa straordinaria che mi colpì fu che lui a un certo punto apre questa finestra, verso la fine apre questa finestra, si lancia di sotto, cade su questo lucernario, se ricordo bene, non muore, e spaccato, sanguinante, zoppicante, risale fino al terzo piano e si ributta da questa finestra, perché doveva proprio concludere questa cosa. Non lo so veramente, perché avrebbero potuto ispirarmi dopo comunque seguito, avrebbero potuto ispirarmi tanti, tanti personaggi del cinema, della televisione, perché io poi anche da bambino seguivo molto quelli che una volta erano definiti sceneggiati, no? E io ci capivo magari poco, però ero incantato appunto da quanto un uomo e una donna riuscissero a farmi credere di essere altro rispetto alla loro, diciamo, alla loro individualità. E non lo so, mi ha talmente folgorato che io presi questa decisione, che già mi accarezzava un pochino, perché un po' come tutti gli adolescenti ero divertente, raccontavo le barzellette, non tutti, ero intrattenuto, un po' i bambini soprattutto, io ho cominciato proprio da bambino veramente, però era lontana da me l'idea di fare l'attore, anzi io non sapevo proprio, non immaginavo che si potesse fare l'attore, immaginavo che si nascessero attori probabilmente. E allora lì invece io mi misi proprio un impegno, andando contro tutto e tutti, che opere di dissuasione infinite, ma che immagino, te lo fa fare, ma forse è meglio che ti trovi il posto fisso, l'insegnante. Hai avuto ragione tu, però. Non ce l'avrei fatta. Senti, l'ultima cosa, vedi, poi è un guaio, è la terza, secondo me mandi a quel paese, però sei molto disponibile e molto interessante ascoltarti. Lo spazio Monet a Pozzuoli, che spazio è? Che cosa rappresenta la tua vita? E poi concludiamo sul teatro. E dunque è un teatrino considerato off, perché è 70 posti all'interno di Art Garage, che è un centro di arti performative, quindi tutto quello che riguarda il corpo, la danza, lo yoga, eccetera, e un'ala di questo locale, che è molto ampio, un poco più di 1000 metri quadrati, c'è questo piccolo teatrino che ho costruito io, rappresenta il mio giocattolo, rappresenta la mia passione. Io ci faccio da ormai 14 anni programmazione, invito compagnie a esibirsi con un pubblico di affezionati, devo dire che mi segue abbastanza. All'interno di questo teatro
conduco da più di 20 anni un laboratorio di formazione teatrale, iniziato appunto più di 20 anni fa, 22, 23 anni fa, con mia moglie Cetti Sommella. Poi quando Cetti ha deciso di innamorarsi di qualcuno più importante di me, che sta molto più in alto di me, mi sono sentito in dovere quasi di continuare questo percorso, e quindi ci sto dietro, ed è, diciamo, la mia passione. Dire il mio giocattolo è un po' sminuente, perché sembra avanziello, ma ne è creatore, come si dice. Ma il gioco è importante nella vita. È un gioco molto importante. E quindi anche, soprattutto, nacque per volere mio e di Cetti, nel nostro piccolo, per provare, tentare di fare qualcosa sul nostro territorio. Siccome all'epoca ormai sono quasi 60 anni, all'epoca erano circa 50 anni che mancava un teatro, seppur piccolo, perché quelle erano le mie possibilità, fatto interamente con denaro privato, cioè con i soldi, con i nostri risparmi, senza chiedere sovvenzioni, sponsor, che nessuno ci avrebbe ascoltati, perché la cultura passa la notizia che la cultura non si mangia, non immaginando quale indotto ci sia dietro. Concordo. Centinaia, migliaia di famiglie mangiano sul teatro. E quindi da veri pionieri, da veri proprio in trincea con le baionette, ed è ancora lì che esiste. Grazie. Abbiamo finito, sono scappato. Sì, basta, la quarta domanda non c'è, adesso ascoltiamo la tua presentazione. Grazie per la disponibilità davvero. Grazie a te, arrivederci.